Pollicioni verdi, non so se si vede, ma sta piovendo forte qua da noi. So che in alcune parti d'Italia, tra le altre cose, questo maltempo sta creando veramente dei fortissimi disagi. Qua sono due giorni che piove, poi la scorsa settimana aveva nevicato e diciamo che iniziano a manifestarsi anche nel giardino di Besprato alcune piccole difficoltà, alcuni primi problemi. Oggi in questo video volevo parlarvi dei controlli da fare nel prato durante la stagione invernale. In realtà, più che parlarvi, volevo farveli vedere, semplicemente stare 10 minuti assieme, fare una camminata sopra il giardino e portarvi a fare la mia routine settimanale, la mia routine del weekend. In realtà, purtroppo, così non posso fare perché sta piovendo un po' troppo. Una delle cose che faccio con una certa costanza durante tutto l'inverno è controllare che il prato si mantenga pulito, pulito dai residui, pulito dalle foglie. Io non so se l'inquadratura vi permette di vedere, ma adesso nel prato ci sono una serie di foglie che sono cadute perché sono arrivati dei temporali, si è arrivato del vento. Tra le altre cose vi faccio vedere anche una zona un po' più complicata, già la vedete lì, vedete? Sotto il glicine si sono depositate delle altre foglie, quindi adesso aspetto probabilmente oramai domani dovrebbe essere previsto una pausa sul brutto tempo e mi armerò di... cosa sta succedendo qua? Mi armerò di soffiatore oppure di un rastrello ed andrò a fare un po' di pulizia. Questa è un'operazione importante da fare con una certa costanza perché ovviamente adesso le giornate sono molto corte, ci avviamo verso il giorno più corto dell'anno, il 20 di dicembre, e quindi il prato fatica a svolgere la fotosintesi clorofilliana, che è quell'attività che gli permette di creare l'energia e di rimanere bello verde, ok? Proprio sul tema del verde volevo farvi due considerazioni su un altro controllo. Io non so se si vede, ma in quella zona diciamo più a nord del prato, anzi più a nord-est, si stanno iniziando a manifestare, non parlo degli indigi alimenti, però la botta di freddo che è arrivata la scorsa settimana, abbiamo avuto qui da noi per un 3, 4, 5, 6 giorni temperature sotto zero. Ho postato anche delle foto del prato completamente sotto brina, per cui l'ingiallimento, diciamo un virare leggermente a una colorazione più chiara da parte del manto erboso, soprattutto quando è realizzato con la festuca rondinacea, è abbastanza normale. Non vi nego che comunque una piccola delusione ce l'ho. Devo essere sincero, una tra le operazioni più importanti da fare prima dell'inverno non l'ho ancora fatta, che è quella dell'ammendatura del terreno. Dare sostanza organica al terreno permette al terreno, diciamo, di rimanere attivo da un punto di vista nutritivo per il tappeto erboso. Quindi ci saranno due operazioni che andrò a fare io nelle prossime settimane, non vi sto dicendo assolutamente che dovete farle anche voi. Diciamo che io sperimento molto in tutta la gestione del prato, del tappeto erboso, una gestione molto simile a quella che fate voi, quindi questo è un prato mantenuto come potreste tranquillamente mantenerlo anche voi, senza trucchi, senza prodotti chimici, senza cose che solamente un professionista potrebbe fare. Quindi io cerco di mantenere questo prato con le stesse precise, identiche indicazioni che vi do in questi video. Un altro controllo che sono solito fare la domenica, ok, è andare a fare una passeggiata nel prato e vedere se stanno nascendo degli infestanti. Le infestanti che si sviluppano adesso non sono molte, però quelle poche che potrebbero presentarsi sono di facilissima rimozione in quanto hanno l'apparato radicale
molto spesso estremamente debole. Si sono appena sviluppate, hanno appena emesso le loro radici, o se erano già sviluppate, le loro radici rallentano la crescita. Quindi con un semplice coltellino, con un paio di guanti, si può andare a fare un po' di estirpazione. Prendere per tempo questo tipo di problemi ci permetterà poi a febbraio, a marzo, quando in realtà gli infestanti, soprattutto la Poa annua, la Poa trivialis, inizieranno, diciamo, ad esplodere, avremo molto meno problemi, in quanto basterà semplicemente alzare l'altezza di taglio e metterci una pezza in questa maniera, perché il prato più alto andrà a soffocare il prato un po' più basso. Altro controllo che faccio sono nelle zone d'ombra. Anche nel prato di Bespato ci sono delle zone d'ombra che devo tenere sotto controllo. E che cosa vuol dire tenere sotto controllo le zone d'ombra? Verificare che non vi siano ristagni, verificare che l'acqua dreni bene, verificare che non si manifestino degli primi inizi di produzione di muschio, nel qual caso sicuramente, se le temperature lo permettono, andare a fare una leggera acidificazione potrebbe aiutare. Ti dico una cosa: di tutti questi controlli, nella descrizione di questa diretta troverai anche un approfondimento, quindi laddove cito, laddove ti do delle indicazioni per quanto riguarda i prodotti, troverai anche lì un bel riepilogo. Altri due o tre controlli che faccio: lo vedi là alle mie spalle, c'è un ulivo, ok, laggiù c'è anche una siepe, in realtà un'altra siepe c'è laggiù, opla, eccola là, la piantumazione di un Leylandi che ho appena potato, che ho fatto appena potare. Allora, per quanto riguarda il controllo sulle alberature, sulle piante, sull'ulivo, in generale, diciamo che più che controllare, faccio mente locale se ho fatto tutte le cose correttamente. Sappiamo benissimo che l'inverno è un momento nel quale in tutte le alberature, in tutti gli arbusti, in tutte le piante presenti nel giardino dovremmo andare a introdurre della sostanza organica nel terreno. La sostanza organica nel terreno, oltre che a ridare la fertilità, fornisce dell'azoto a lenta cessione, a molto lenta cessione, che è proprio quello di cui le nostre piante e anche il nostro prato ha bisogno durante l'inverno. Un altro controllo che faccio, soprattutto nei rosai, lo vedete qui alle mie spalle, oppure laggiù, no? Un rampicante di rose, e vado a fare delle potature di alleggerimento. Perché faccio delle potature di alleggerimento sui rami lunghi? Perché qui da noi può capitare, ormai capita molto di rado a dire la verità, che vengano delle forti copiose nevicate e il peso della neve, il brutto tempo, temporali, scuotimento dei rami potrebbero spezzarli. Questa è una cosa che voglio assolutamente evitare, perché potrebbe creare dei problemi. Ed infine, ovviamente, entriamo nel periodo nel quale, anzi il periodo è già iniziato a dire la verità, la scorsa settimana sono arrivate le gelate e mi hanno preso un po' di sopravvento, perché non avevo ancora fatto appunto un controllo se avevo protetto correttamente le piante più delicate che ci sono in giardino. Le cicas, le piante grasse che vanno coperte, gli agrumi, se avete delle piante in vaso di limone, se avete delle piante a terra, le pacciamature nel terreno, la copertura con i tessuti non tessuti, mi raccomando, la copertura che può essere anche fatta semplicemente con un cappuccio, con dei cappucci. Ecco, il controllo, cioè sappiamo che nelle prossime settimane, o meglio nei prossimi due mesi, probabilmente il giardino, le piante in giardino potrebbero andare incontro ha dei problemi, delle gelate. Sai che se una gelata, il rischio delle gelate è quelle che vadano a ghiacciare la linfa, in quel caso lì alcune piante le perdiamo, alcune piante basta semplicemente qualche ora di gelo per compromettere completamente la salute. Nella descrizione di questa diretta, nel link dei controlli, troverai anche proprio un riepilogo, credo di aver messo anche le piante più delicate. Il prato non è che subisce, cioè non è una pianta delicata, però è una pianta che a lungo andare
delle ghiacciate, soprattutto il ghiaccio, la neve ghiacciata o comunque la brina ghiacciata che persiste nella pianta per molto molto tempo, ci induce a una maggiore attenzione nei confronti di eventuali, dobbiamo evitare di calpestare il prato perché questo provocherebbe delle rotture alle strutture vegetali che poi si ripercuotono con un isgiallimento precoce, con dei diradamenti che poi ci obbligano poi a primavera, la prossima primavera, a fare le trassemine d'obbligo. Ecco, volevo diciamo, raccontarvi con poi un po' le cose che faccio solitamente ogni weekend durante l'inverno. Mi sarebbe molto di più piaciuto farlo in diretta, avevo tutto quanto pronto, avevo il giubbotto, mi ero messo su gli stivaloni, avevo il coltellino pronto perché vi facevo vedere un po' di operazioni. Vabbè, sarà per la prossima volta. Bene, con questo è tutto, questo video riepilogativo dei controlli, delle verifiche da fare durante tutto l'inverno nel prato e nel giardino. In realtà le cose da fare sarebbero anche molto di più, abbiamo parlato del controllo degli attrezzi, della pulizia delle cose, avremo modo magari nelle prossime settimane, vi faccio vedere quando questa stagione volge al freddo, ecco, un po' di lavoretti che faccio io, perché non riesco a stare fermo, non so voi, ma io ho questo fuoco ardente dentro di me. Bene, con questo è veramente tutto, io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima diretta. Ciao a tutti, pollicioni!